un'ombra passa accanto a me. Cerco cose nascoste ai dotti e ai sapienti anche a me. Un venticello leggero possa soffiare su noi e sussurrarci ancora che ci sei. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici la terra tanto assetata d'amore. Benedici il cielo tanto affamato di sole. E tutto quello che in mezzo vive assetato di te. Tu che non schiacci il mio grido, benedici anche me. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici, benedici, benedici anche me. Facci amare anche lei, spingi il nostro cammino dal tramonto all'alba con te. Una nuova visione tu prepari per noi, vada in pezzi in quest'ora. Io sogni con te. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici la vita, ogni germoglio che c'è. Riempi la casa di luce e di tenerezza per me. Ci fioriscano gli occhi se ci guardiamo fra noi. Spezza le nostre catene e appoggiaci a te. Benedici, anche me. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici, benedici, benedici anche me. Se volete stare un po' più distanziati, cioè dietro l'abside qualcosa, questi sgradini di qua e di là. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Gesù sia con tutti voi. Siamo all'inizio di questo nuovo anno e tutti vorremmo toglierci dalle spalle il passato e immaginare un futuro nuovo. Ma oggi immaginare un futuro nuovo è molto più difficile. Sperare è molto più dura di prima.
Solo i piccoli sanno guardare bene, riescono a immaginare l'impossibile ai bambini. E allora bisogna forse tornare bambini per poter afferrare con le nostre mani quella luce, trattenerla, stringerla nel nostro cuore. Ed è sempre un inizio, un germe, ma per tutti coloro che hanno il cuore, lo sguardo vigile, c'è in quel mistero di piccolezza tutta la possibilità di un cambiamento. Si parte da questo bambino piccolo, che sembra niente, e poi diventerà la cosa più importante per guidare questo nostro mondo in un modo diverso di campare. Sembrano poco quei germogli che ci sono sugli alberi in questi giorni, così ghiacciati, ma sappiamo che quei piccoli germogli, se li sai vedere, sono vita nuova fra un po' di tempo. E allora, oggi è il giorno dedicato a Maria, il giorno dedicato all'inizio di questo nuovo anno, dedicato alla pace. Mettiamole insieme queste cose. Tutti noi, dice, desideriamo la pace del cuore, perché la cosa più bella che puoi offrire a chi è accanto a te è la pace del cuore. Quando stai con una persona nervosa, sempre arrabbiata, sempre negativa, stai male. Quando stai con una persona che ha la pace nel cuore, stai sempre bene. E allora chiediamo almeno questa piccola cosa, che quest'anno non ci doni chissà cosa, chissà quali grandi cambiamenti, ma che ci doni la cosa che serve di più, la pace dentro il cuore, nonostante tutto. Preghiamo, donaci, Signore, dopo tutte le nostre fatiche, un vero tempo di pace. Dacci, dopo tante parole, il dono del silenzio che purifica e ricrea. Donaci la gioia, dopo le insoddisfazioni che ci frenano, come una barca che si staglia sull'acqua. Donaci la capacità di vivere ad occhi aperti, di vivere intensamente. Donaci di nuovo, Signore, la grazia del canto, del fischio che imita la gioia degli uccelli, del ridere condiviso. Donaci la forza di impedire che le dure necessità del vivere
schiaccino la trasparenza dei nostri sogni. Amen. Dal libro dei Numeri. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: così benedirete gli israeliti, direte loro: ti benedica il Signore e ti custodisca, il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia, il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda la pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. Parola di Dio. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare, un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. Tanto che piove e da un anno non torno, da mezz'ora sono qui arruffato dentro una sala d'aspetto di un tram che non viene. Non essere gelosa di me, della mia vita, non essere gelosa di me, non essere mai gelosa di me. C'è un tempo d'aspetto, come dicevo, qualcosa di buono che verrà, un attimo fotografato, dipinto, segnato e quello dopo perduto via, senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle. È un giorno che tutta la gente si tende la mano, è il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, io credo, da molto lontano. È il tempo che è finalmente, o quando ci si capisce, un tempo in cui a te nuovamente, mano alla mano, che buffi saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare, io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Ci sono 2 cose in questo tempo così duro per tutti che almeno oggi mi hanno dato gioia. La prima è che all'inizio, la prima lettura che avete sentito, parla di benedizione. Dio vi benedica. Iniziare l'anno con una benedizione invece che con una maledizione fa tanto bene. Dio inizia tutto con una benedizione. Siamo noi che poi si maledice, si divide. Benedire vuol dire mettere insieme le dualità, mettere insieme le diversità. Maledire vuol dire dividere. E allora se questo mondo non va è perché non si riesce a campare insieme, non si riesce a star bene con quello che c'è, non ci basta ma nulla. Non sappiamo campare. Questo è il problema di fondo della vita. Poi si dà la colpa alla morte, si dà la colpa a tante mille cose, ma alla fine non si sa campare. E è bello che iniziare con una benedizione. La seconda cosa che mi ha dato gioia oggi è che nella Chiesa abbiamo sempre fatto fatica a definire Dio. E abbiamo sempre detto che Dio è un po' il capo di tutto. Sembrava quasi un padrone, questo Dio sembrava sempre uno che dall'alto ti giudica, ti deve condannare. Poi piano piano nella Chiesa degli anni siamo riusciti a dire che Dio è madre, e sembrava un bel miracolo dire che Dio è madre, sembrava uno scandalo, ma mi ha dato tanta gioia che oggi il Papa, per la prima volta in tutta la Chiesa, credo, ha detto che Dio è donna, ha detto di più di madre. Dio è donna. E diceva delle cose molto belle, del tipo che le donne tendono a portare avanti la vita. Le donne non stanno dietro a cataclismi temporali, tempeste. Non so se avete visto voi quando c'è i bombardamenti alla televisione, che dopo un bombardamento gli uomini stanno tutti rannicchiati a lamentarsi e le donne infilano in quelle macerie, prendono una pentolina, prendono un altro oggetto, si mettono a 100 metri e ricostruiscono un angolo di casa. Bella l'idea che la Chiesa è donna, e quanto vorrei che fosse donna. Perché le donne portano avanti la vita, non la ingabbiano, non si arrendano mai. Mi dà gioia allora queste 2 cose, partire in quest'anno con l'idea di una benedizione, con l'idea che le donne forse, se avessero voglia, cambierebbero davvero questo mondo, proprio per la sensibilità che hanno, proprio perché sono le prime a accorgersi se una cosa è mediocre, se la vita è banale, e cercano sempre di spingere un po' più in là.
E allora all'inizio di questo nuovo anno mi porto dietro, io almeno, lo stupore delle piccole cose condivise, la brevità dei frammenti, la modestia dei gesti, il pudore degli sguardi, la tenerezza dei sorrisi. In quest'anno non mi è rimasto molto di più. Sono stato più attento a questi frammenti, a questi dettagli, a queste piccole tenerezze, a questi piccoli sorrisi. Diceva Emily Dickinson: trovo estasi nell'atto di vivere. Il semplice gesto di vivere è una gioia che mi basta. Ci potesse bastare anche solo pensare che fortuna che ho avuto che sono nato. Noi siamo lì a maledire la vita. Accidente al giorno in cui sono nato, l'ho sentito dire mille volte. Ma non sarebbe stato peggio non essere nati? Ma già il fatto di esistere, potresti ringraziare almeno di quello. Il fatto di vivere, ma non ci basta mai niente. Vedete, io vorrei parlare di gioia oggi, la gioia. La gioia è il termine che dà valore al nostro essere creature. Tutti cerchiamo la gioia, tutti abbiamo bisogno di gioia. La parola delle sorgenti, dell'aurora, dell'armonia, questa è la gioia. Avete visto che gli alberi vivono una fedeltà molto più alta di noi. Gli alberi sono fedeli al tempo, alle stagioni. Nulla deve essere forzato in un albero. Nulla deve essere tolto, nemmeno le intemperie, gli vanno bene quelle. Lui chiede di stare lì, di prendere quello che c'è. Il suo unico merito sarà nell'ostinazione delle sue radici, nella fedeltà della sua linfa che tira su, dei suoi frutti che sa che arriveranno. Noi pensiamo che per essere felici abbiamo bisogno di tante cose, ma ricordiamoci che il mondo è senza gioia perché ci sono uomini e donne troppo avidi di felicità. Quando uno cerca la felicità da imbecille, fa male alla gente intorno. Io sto male con chi cerca la felicità, perché vuol dire che per cercare quella felicità deve pensare solo a sé, deve pestarti, deve essere disattento. Per questo io faccio sempre la differenza fra la felicità e la gioia. Io non sopporto la parola felicità. Avete visto tutta questa gente nel mondo a cercare la felicità, questi imbecilli, e non la trova nessuno, perché non la puoi trovare qui, perché la felicità ha un opposto che è l'infelicità, o felice o infelice. E la felicità ha bisogno di condizioni: se tutto va bene, felice, altrimenti triste. Che vita da idioti è quella? È come quelli che lavorano 12 ore al giorno per 2 mesi senza goder nulla per avere ogni 2 mesi 2 giorni alle terme. Questa è roba da idioti, capite? Io vorrei avere gioia nel vivere. Io vorrei stare qui stasera con voi e essere pieno di gioia. Io vorrei stare dentro ogni cosa con gioia. Io amo la gioia, non la felicità. E allora se io sto male, se noi si sta male in questo mondo e non abbiamo gioia, è perché troppi cercano la felicità e ti pestano e ti sciupano le relazioni. E allora la gioia non viene da ciò che è esterno a noi, la gioia viene dal cuore. O ce l'hai dentro o non ce l'hai. La felicità devi andare a cercarla fuori, la gioia è dentro. Vi ricordate nel film della Vita è bella di Benigni? Si può stare in un campo di concentramento e tiro fuori gioia dei che trovo. O come dice Gandhi, il problema non è aspettare che la pioggia finisca, ma saper ballare sotto la pioggia. O come dice Francesco, San Francesco: vado al convento, mi buttano fuori, mi bastonano,
E se io mantengo gioia, quella è perfetta letizia. Io vi auguro la gioia quest'anno, anche se vi bastonano. Trovare la gioia in tutte le piccole cose che avete intorno. Vedete il modo con cui Francesco d'Assisi guarda le stelle, guarda il sorgere del sole, guarda l'acqua che scorre, guarda gli animali, gli uccellini intorno a sé. Non è lo stesso sguardo degli esteti. Gli esteti sono dei divoratori. Chi guarda solo l'estetica divora. Per Francesco d'Assisi le stelle sono ad Assisi come sono in Asia, come sono in Africa. E allora lui non ha più bisogno di andare a cercarle fuori. Sono lì le stelle, l'acqua, il fuoco, sono dentro di lui. E allora, mentre la felicità nasce dalla soddisfazione dei desideri, la gioia è sempre la conquista più difficile della vita, perché bisogna lavorare dentro di noi. E allora vorrei che potessimo assomigliare quest'anno a Gesù, che non aveva mai l'ansia, Gesù che non si è mai intristito, Gesù che non ha mai cercato di vincere la felicità, ma ha cercato di campar meglio che poteva. La gioia di Maria, che la manifesta nel suo canto. Gioia per Maria è stare insieme. Gioia per Maria è amare ed essere amati. È vedere nascere il sole, la gioia. È la contemplazione della bellezza, sembra dire Maria nell'inno. Ve lo auguro quest'anno, che smettiate di cercare la felicità. Possiate trovare gioia nello stare insieme, gioia nell'essere amati, nell'amare, nel veder nascere il sole, nel guardare le stelle, nel contemplare la bellezza che c'è. Io mi sono chiesto qual è la ragione per la quale molti giovani si perdono. Quasi sempre ho sentito dire che il motivo per cui i giovani si perdano è che non trovano un senso alla vita. E sembra che tutti i fenomeni patologici della gioventù si riducano a questo: non hanno un senso alla vita. Ma io credo che hanno ragione i ragazzi. Non devono cercare un senso alla vita, perché quella non è l'età per cercare un senso alla vita. Quella è l'età di vedere che tutto è bello. Sono molto triste per i giovani, perché per loro oggi il futuro è come una minaccia. E mi fa dolore da impazzire pensare che per un ragazzo il futuro è una minaccia, invece di essere la più bella possibilità della sua vita. Io mi ricordo che per me il futuro era la cosa più bella che cercavo, era una possibilità nuova alla mia vita, non era una minaccia. E allora vorrei pregare con voi per loro, perché non c'è bisogno che cerchino un senso alla vita, visto che tutto ha senso. Io vorrei solo che vivessero, che riuscissero a star bene con quello che c'è, che smettessero di scappare. Quando una persona mi dice, vedete, di aver sofferto come non ha sofferto mai nessuno, sapete da cosa lo vedo se ha sofferto davvero? Lo vedo dalla sua gioia. Se mi dice, io ho patito tanto nella vita, ma sorride.
Se lui trasmette speranza, io penso che davvero è passato da quel dolore e gli è servito. Io credo che a volte il dolore non serve a nulla, o a volte il dolore cambia la vita. Vedete, l'unico dolore che io sopporto è quello del parto. Si partorisce, ma nasce qualcosa. Se pensate a tanti dolori della vostra vita, io non dubito che voi soffrite, ma avete dei dolori che non partoriscono niente. E allora non sono dolori veri. Perché quando uno è passato dal dolore vero, sorride dopo, sorride. Non fa il muso finché muore, sorride. Ha la speranza negli occhi. E allora io penso che dopo questa pandemia, se avessimo davvero passato questo dolore, dovremmo tornare a gioire, anche delle piccole cose. Dovremmo ritrovare speranza, perché la paura in questi 2 anni ci ha diviso tutti. La speranza unisce, solo la speranza unisce. Delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori, dai tuoi spazi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo, farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale. Io sì che avrò cura di te.
Accetto, Padre, questo pane, questo tramonto, rendici questa sera, rendici più umani e manda la luce della loro voce. Le vostre mani, il vostro fuoco. Mi mancano le storie di tante vite da perdere il fiato, i vostri pianti e gli occhi sbarrati. Mentre aspetto che possa ritornare anche la gente lontana, ascolto i rumori del mondo, il vento vagabondo, il tempo che gira sui suoi cerchi tenaci. Ho visto che la vita si arrangia facilmente e che piena di gioia la vita ti aspetta con la sua luce presa dal futuro. Se vogliamo gioia, come ho detto prima, io credo che la strada da seguire è la ricerca dell'armonia. Vedete, io amo questa pieve perché nei capitelli c'è tutta la vita, ci sono gli alberi, gli animali, il diavolo, gli angeli, i serafini, l'albero della vita, l'aquila della morte. In queste pievi antiche non si separa il buono dal cattivo, c'è tutto dentro e appena entrate in questa pieve senti che c'è armonia. Armonia vuol dire ci sono 100-200 pezzi diversi e ti sembrano una cosa sola. Anche nelle storie d'amore non c'è una storia d'amore perfetta, c'è una storia in armonia o non in armonia. Vuol dire un più e un meno che danzano insieme. E allora se vogliamo la gioia, ci vuole l'armonia. È quella che ci dà gioia. Quando in casa riuscite a star bene, provate gioia. Quando dentro di voi testa, corpo e anima sono uniti, provate gioia. Non possiamo contribuire alla costruzione di un mondo di pace se non collaboriamo tutti a unire ciò che è diviso. Il gioco della vita è facile: o dividi o costruisci. Nella tua storia d'amore è uguale: o dividi o costruisci. Nella tua famiglia è uguale. Speriamo che sia un anno, visto che ci ha diviso anche troppo, che sia l'anno per tornare a unire le diversità e ritrovare armonia. Possa la via crescere con voi, il vento essere alle vostre spalle, il sole scaldare il vostro viso e possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della gioia. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare Dio, amare la vita e amarvi fra di voi con molta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti. Dio ci benedica tutti, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.